dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Che ha comprato? La vignetta per la Svizzera. Wow, quindi andiamo in Svizzera? Non lo so, però ci si deve passare. Ma non mi hai ancora detto dove mi porti. Dopo. Dove andiamo? Siamo in Svizzera, ragazzi. Svizzera? Svizzera? La mangiamo la cioccolata, un po' caldino, per la cioccolata. Svizzera 29 gradi. In Spagna però pioveva. Ma che Svizzera fa caldo. Ragazzi, si entra in Francia. Vediamo un po'. Sì. Questa è la dogana. Sì, sì, sì. E là si torna in Svizzera. E qui siamo in Francia. Quindi qua siamo in Francia. Vedete il cartello France. Francia! Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Come va? Noi bene. Noi benissimo. Come avete visto dalle immagini, siamo ripartiti finalmente. Raga, veramente è stato un duro periodo di lavoro, ma sì, ce l'abbiamo fatta. Lavori necessari, tra l'altro. Con il nostro amico Charlie. Ciardino, che è dietro di noi. Che è... ha un bel restyling, non è completato. No, diciamo, i lavori solo questo. Non finiscono mai i lavori. Ma noi ormai, come sapete, ci siamo praticamente abituati. Ci piace farcelo a nostra immagine, diciamo, cucito su di noi questo Charlie. Quindi ogni tanto ci troviamo qualche lavoro nuovo. Esattamente. Ora ci troviamo nel parcheggio di un supermercato perché dovevamo comprare un po' di roba fresca da mettere nel frigo. Esatto. E siamo entrati in Francia. Come avete visto dalle immagini, c'è stato un veloce, diciamo, trasferimento dall'Italia. E siamo appunto in Francia, siamo in zona Colmar. La zona di Colmar è una zona che abbiamo già visitato qualche anno fa, che era il 2019. Magari mettiamo il video su. Quando non eravamo con Charlie, ma eravamo con la Super Dacia Lodghi camperizzata e siamo andati a nord, siamo andati in Scozia. Ci sono diversi video, andatevi a vedere, sono molto interessanti. E in quel percorso abbiamo praticamente passato anche la cittadina di Colmar, che è uno spettacolo. Bellissima, bellissima davvero. È veramente, avete presente quelle cittadine delle favole incantate? Ecco, è una di quelle, con le case tutte a graticcio. Veramente, veramente pittoresca, ecco. Quindi anche quella è nei video, ve la consigliamo, andatela a vedere perché, insomma, è interessante. Ora ci spostiamo perché noi siamo sempre in continuo movimento, fermento. Abbiamo tantissimi progetti, delle mete che vogliamo visitare, esatto, e che
Ovviamente non vi svegliamo perché poi i piani qui cambiano quello, ma poi ragazzi, cioè se vi aprono un regalo che è per voi davanti ai vostri occhi, oppure ve lo dicono, vi svelano cosa c'è dentro, è brutta. Eh certo. Questo è il nostro regalo confezionato. Ora mettiamo un fiocco a Charlie. E no, a parte gli scherzi, come sapete ci piace scherzare, però insomma così manteniamo un po' anche la suspense, perché magari è bello svelarvelo anche all'ultimo minuto o farvi vedere dove siamo. Sì, anche perché noi non siamo in vacanza, che uno dice ho prenotato il volo per andare in quel posto e c'ho la settimana piena. No, noi siamo viaggiatori. Esatto. E in quanto viaggiatori i piani cambiano di continuo. Arriviamo a uno svincolo e diciamo dove si va, a destra, a sinistra. Esatto. Si entra in questo stato o in quell'altro, in base anche al meteo, a tante a condizioni, tante cose, sì. ai costi, insomma. Abbiamo già cambiato, vi diciamo, un paio di volte idea almeno sul percorso da fare, quindi sì. Vi potevamo dire di essere in uno stato e invece siamo passati poi da un altro, quindi ora vabbè, siamo di trasferimento perché la nostra meta, diciamo, la destinazione almeno in questo momento è un'altra rispetto alla Francia, appunto. E quindi appunto rimanete con noi perché ci sarà tante cose da fare. E poi per quanto possibile vogliamo cercare di evitare di fare strade già percorse in passato, quindi magari faremo altre strade, magari cambiamo completamente percorsi. Infatti. Allora, il meteo è un po' ballerino, però è super fresco e si sta bene. Guardate, maglietta a maniche corte. Sono spariti i piumini. Maglietta a maniche corte, ragazzi, quindi non ci sono in questo momento i 30-40 gradi che ci sono nelle nostre zone. Ci sono tipo una 25, forse 25 non ci si arriva. Comunque si sta bene, non c'è umidità e è veramente un bel clima. Consideriamo che siamo a luglio poi. Sì, esatto. Siamo a luglio, quindi siamo nel pieno dell'estate, ragazzi. Quindi esatto. I tempi si sono accorciati notevolmente, esatto, nei nostri video. La cosa importante da dire è che prima avevamo un ritardo rispetto alla data del girato del video e a quella della pubblicazione. Abbiamo fatto di tutto per accorciare questo periodo, questo tempo, pubblicando. Siamo usciti anche in maniera, come si dice, più assidua, più frequente anche la domenica, per cercare, come saprete, di accorciare i tempi. E ci siamo, diciamo, riusciti, perché ora vedrete quasi in tempo reale. Siccome c'è da fare un editing, come saprete, dei video, ovviamente non giriamo oggi e lo pubblichiamo domani, però ce la metteremo tutta per tenere i tempi brevi. Esatto, allora saliamo a bordo di Charlie perché tra un po' mi sa che piove. Charlie chiama. Charlie, senti, Marta e Fede. È che se piove noi non dobbiamo più uscire all'esterno, perché qui, ragazzi, abbiamo il sedile aperto, vedete? Ragazzi, è una svolta. Cioè, sembra veramente, vivendo dentro già in questi 2-3 giorni, sembra molto più grande, la sensazione è quella, più ampio, no? Perché vivere anche la cabina come parte integrante della cellula è un'altra cosa. Certo, è un'altra cosa, non c'è niente da dire. Quindi questo stop dei lavori andava fatto. Lo so che qualcuno non ama i lavori e gli piace vederci girare, andare però ragazzi, ci vogliono anche quelli. Abbiate pazienza quando facciamo i lavori di upgrade su Charlie, perché servono, migliorano la vita a noi che ci viviamo. E quindi poi viaggiamo più volentieri anche per voi che vi piacciono questi viaggi. Esatto, invece per gli amanti dei lavori non è che i lavori sono finiti qui, ce ne sono tanti da fare. Intanto testiamo sul campo quello che abbiamo fatto, esatto. E poi valutiamo cosa fare eventualmente anche nel proseguo. Esatto, che dire, partiamo? Partiamo, andiamo. Let's go. Vamos. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night, oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out, let's hang out. Oh, che dici? Piace la zona? Piace, sì. Sta veramente poi d'incanto, c'è una temperatura molto piacevole. 20 gradi, eh? 20 c'è un gradi, frescolino perfetto. Roba. Abbiamo
lasciato la quattro corsie e l'autostrada da un bel po' di tempo. Abbiamo scelto di fare una strada secondaria che comunque è in buono stato, il fondo è molto piacevole da percorrere e ci stiamo godendo questo bellissimo panorama. Dalla nostra, ragazzi, c'è il tempo, quindi anche se ci mettiamo 2 ore in più, andiamo lentamente, facciamo delle tappe, ci fermiamo e in più, guardate qua, insomma, c'è un panorama non indifferente. Ora ci siamo infilati in questo paesino perché si voleva fare il carico dell'acqua, ma non sappiamo se siamo in Francia o in Germania. Probabilmente siamo rientrati in Francia. Se non erro, il paesino è diviso in due, cioè metà, lì c'è il simbolo del campo, metà sul confine, sul territorio francese, e metà sul territorio tedesco. Qui c'è il simbolo del camper, andiamo a fare il carico dell'acqua. Vediamo, ecco lì, c'è di nuovo il paletto, con mobile a sinistra, qui. Questa, ragazzi, è l'area sosta che abbiamo trovato. Ora facciamo il carico dell'acqua. Che oase di pace, ragazzi. Ci sono solo gli uccellini che cinguettano. Qui è tutto pulito e in ordine, eh. Ora carichiamo l'acqua e poi proseguiamo il nostro viaggio. Vai, siamo pronti. Un euro. Costa un euro il carico. Supportateci. Dobbiamo capire se funziona. Un euro. Inserimento. Vai, io vado a controllare il bocchettone se funziona. Vado. Qui abbiamo inserito tutto. Vai, dagli la via. No, com'è possibile? Sì, era quello, esce da lì. Qui abbiamo il nostro comodo contalitri che dice quanti litri passano. Qui abbiamo il filtro che ci pulisce dalle impurità in fase di carico. E qui abbiamo tutte le tacche per vedere l'acqua dove sale. E qui abbiamo la scarpa di Marta che si è fradiciata perché si è sbagliato uscita acqua. Guardate, fradicia. Siamo un po' fradiciati. Qui abbiamo anche la colonnina elettrica. Bella organizzata quest'area camper. Ma noi proseguiamo. Ragazzi, mancano una cinquantina di chilometri al confine con il nuovo stato. Ne abbiamo già fatti quanti? Un migliaio. E quale sarà secondo voi il nuovo stato? Riepiloghiamo quelli che abbiamo fatto. Vabbè, l'Italia, a parte l'Italia. Per forza, l'Italia, la Toscana, con furore siamo andati verso nord. Poi la Svizzera, siamo entrati in Francia, ora siamo in Germania, poi siamo entrati in Germania e ora stiamo salendo verso nord. Si è capito. Quindi rimanete connessi che tra poco sveleremo il confine di stato. Lunga giornata di trasferimento. Allora, alla nostra destra abbiamo la Germania, ma alla nostra sinistra c'è la Francia. Infatti questo tratto di strada corre lungo il confine. Siamo in ballo, sballottati tra due nazioni. Ma ancora di più, tra pochi chilometri attraverseremo un ulteriore confine. Vabbè, non è difficile. Non è difficile. Se uno guarda un attimo la mappa, entreremo in... Ora lo vedete. Lo vedete. Eccoci, siamo prossimi al confine. Wow! Con il Lussemburgo, 3 km dall'arrivo. 3 km, ragazzi, quello laggiù è Lussemburgo! Un'altra nazione da attraversare. Però è solo da attraversare. Ma i tickets for life non si fermano. Oggi facciamo man bassa di nazioni. Sì, ma non è che stiamo giocando a risico, ragazzi. No. Ecco, qui ora attraversiamo la Mosella. Eccola! Il fiume Moselle e si entra in Lussemburgo. Va da confine il famoso fiume Mosella. Eccolo! Ed ecco Lussemburgo. Lussemburgo. C'è la Chiattana che lo naviga. Bene, ragazzi, che viaggio! Ci siamo fermati in questo parcheggio per macchine e furgoni.
siamo in Lussemburgo, sempre a Dudelange. Abbiamo fatto tanta strada, tanti chilometri, la giornata sta per finire, quindi ora ci facciamo una bella cena, ci riposiamo e domani ripartiremo. La tavola è già apparecchiata, quindi ragazzi, ora vi salutiamo e ci vediamo domattina con il proseguo del viaggio. Per ora stacchiamo qui perché siamo veramente cotti. Io ho la fame, ragazzi. Abbiamo fame. Strano, vero? Siamo stanchi, quindi chiudiamo qua e proseguiamo domattina. Ciao ragazzi. Non ci arrivo. Ah. Buongiorno. Dove siamo? Siamo in un parcheggio, tanto per cominciare. Buongiorno ragazzi, guardate che giornata. E siamo, vi faccio una carrellata, in un parcheggio. C'è una nuvolina, due nuvoline, tre nuvoline e qui c'è Fede. Eh sì, ci siamo spostati di 20 km da dove eravamo prima e siamo venuti dentro il parcheggio di una capitale europea. Siamo a Lussemburgo! Lussemburgo City! Come si chiama Lussemburgo? Uguale allo Stato, Lussemburgo. Sì, Lussemburgo City la chiamano, però è Lussemburgo città. È una capitale europea dove non siamo mai stati e quindi ne approfittiamo di questa splendida giornata. Per fare un giro, esatto. In più, oggi è sabato, abbiamo trovato il parcheggio gratuito a 10 minuti e un quarto d'ora dal centro storico. Che praticamente è già questo il centro. Esatto. E quindi siamo estremamente curiosi, vogliamo fare una passeggiata e capire un attimino cosa riserva questa città. Quindi se capitate a Lussemburgo di sabato e domenica non si paga, altrimenti durante la settimana costa 1 euro all'ora. Ma almeno questo parcheggio. Sì, questo parcheggio che conta 500 posti, ragazzi. Sì, è molto grande e in più anche il traffico è limitato proprio perché la maggior parte dei residenti lavora dal lunedì al venerdì e quindi il sabato magari vanno a fare le scampagnate e non c'è molta confusione, sembra, al momento. E quindi venite con noi che vi portiamo a scoprire la città. Andiamo! Ora ci facciamo una bella passeggiata fino al centro che, come detto, dista 10 minuti e per arrivarci bisogna attraversare questo bellissimo parco. Sentite che pace, si respira un'aria pulita. Guardate le nostre facce rilassate. Sì, sì, ma qui siamo nei paesi del nord, eh. Qui c'è tutta una concezione proprio della natura, degli spazi aperti, pulito. All'interno della città veramente fanno già picnic, sono sdraiati sui prati, c'è cioè sì, gli sì, uccellini, gli scoiattolini, cioè una cosa. Ora vi mostriamo subito il parco che abbiamo dinanzi a noi. Guardate qua che bellezza, veramente notevole. E proprio siamo dentro la città, eh. Eh no, ma voi ci siete mai stati a Lussemburgo? Perché non so se è una meta turistica oppure solo di passaggio. Però ci ha incuriosito e vediamo. C'eravamo e quindi perché non vedere Lussemburgo? Venite con noi. Magari dateci qualche dritta. Ora probabilmente quando vedrete il video abbiamo già lasciato la città. A sapere in quale nazione saremo. Però magari per altri viaggiatori, qualche nei commenti potete scrivere cosa c'è da vedere qui in città. Andiamo, andiamo. Let's go. Se il sole picchia troppo forte, qui abbiamo un distributore automatico gratuito di crema solare a potenza 50 più. Protezione 50. Sì, perché qui il sole picchia, ragazzi, e quindi è meglio meglio spalmarsi prima di prendersi un'insolazione. Cioè, troppo forti, ragazzi. Sì, sì, troppo numeri uno loro. Vabbè.
Abbiamo trovato anche un bel mercato d'antiquariato in questa piazza bellissima. Qui c'è una delle piazze principali con la cattedrale, ma ci sono i lavori in corso di rifacimento di tutta la piazza. Siamo dentro la cattedrale di Notre Dame, si chiama anche questa cattedrale di Notre Dame del Lussemburgo. Questa, ragazzi, era la cattedrale di Notre Dame, bellissima, di Lussemburgo, da non confonderla con quella di Parigi, mi raccomando. Però è altrettanto bella, dai. No, è bella. Molto bella. No, merita, a parte le battute, l'hanno chiamata lo stesso Notre Dame, qualcuno ha detto che rimane in ombra rispetto a quella di Parigi, però comunque sì, è meno imponente, però comunque è una bella cattedrale. Bellissima, venite a vederla. Questa, ragazzi, era la chiesa di San Michel. Miguel. O San Miguel, come si dice in lussemburghese. Ma è un gruppo spagnolo, lo dicevo. Ah, qui ci sono gli spagnoli. Abbiamo perché... trovato un gruppo di spagnoli e dicono chiesa di San Miguel. San Miguel, la Spagna ormai ci è rimasta nel cuore e ci sono ancora un po' di rimasugli del nostro viaggio in Spagna. Ah, però no, però dai, guarda. Sì, e qui c'è un bel punto panoramico, intanto passa un aeroplano. E andiamo ora sul ponte per vedere tutto il panorama che si affaccia sulla parte bassa della città. Ora, ragazzi, vi mostriamo il punto saliente di tutta la città di Lussemburgo. Esatto. che la rende molto celebre e famosa. Infatti, a Lussemburgo c'era la vecchia città medievale fortificata, che c'è ancora ovviamente, fortuna. Che ha la particolare... La peculiarità di essere fortificata all'interno di uno strapiombo. È veramente una cosa incredibile che vi mostriamo subito. Ci sono queste mura che sono ancora ben conservate, adesso vedrete. Guarda qua che bellezza. Vedete che roba, ragazzi? Questa è la parte storica. Circondata da queste mura. Questa è tutta la fortificazione. Certo, andare qui sotto deve essere una bella camminata. Più che altro per risalire sopra. No, credo di aver visto un ascensore da qualche parte. Può darsi che ci sia, vero? Ma pensa un po', chi l'avrebbe mai detto che Lussemburgo fosse così bella? Guardate che precisione, che tutto sistemato, pulito, recintato. Com'è bella Lussemburgo? Complimenti a questo Lussemburgo e ai lussemburghesi. Ora scendiamo da questa stradina che ci porta giù nel paese basso che abbiamo visto prima, insomma nella città bassa. Ma come si sta bene qui, eh? Mamma mia, ragazzi, sto in maglietta a maniche corte! Non ci si crede, non ci si crede! Ma l'avete vista? Anche Marta ogni tanto esce senza piumino. Come sei antipatico, mi prende in giro.
vedete tutta la muragliona che fa lo strapiombo. E qui c'è anche la lucertola della muraglia. Da buoni maremmani, questa città ricorda un po' lontanamente il nostro paese di Pitigliano, che è costruito sul tufo, è meraviglioso ricordarlo. Quindi sì, vagamente ce lo ricorda. Qui c'è il ponticino che passa sul fiume, qui vedete tutto l'orto, qui c'è l'uva del vigneto, della vigna, guardate qui che bellezza. Guarda là, questo è bello. Ora voi mi dovete dire, ma siamo in Spagna? Come ragazzi, vedete, anche è qui destino. È destino, eh? Una volta era il detto, era tutte le strade portano a Roma. No, tutte le strade portano a Santiago. Stavo parlando con Fede della bellezza del paesaggio quando gli ho detto il Cammino di Santiago, e lui pensava che io avresti preso un'insolazione perché il sole picchia, ha detto ma sei impazzita, e invece avevo ragione. E qui ragazzi abbiamo una scala chiocciola che porta giù, ora andiamo a scoprire dove ci porta. Wow, ma questa è una scala. Senti che bel fresco qua. Sì, ci voleva un po' di fresco perché con questo sole picchia forte. Questa è tutta la torre, la stiamo facendo verso il basso. Verso il basso. Occhio alla testa, non picchiarla. Siamo proprio sotto, guarda bello il ponte. Ecco, sì. Guarda che carpe grosse. No? Cicciottone, guardale. Abbiamo visto un po' di pesci, ma a me è venuta anche fame. Basta, anche in questo viaggio mangi. Ragazzi, questo mangia sempre. Andiamo a fare questo tunnel, vediamo dove ci porta. Qui c'è un ponticino che da fuori si deve andare infatti di qua. Bisogna andare di qua. Dallo zio Vento. Vedi, siamo bassi. Ma lì l'aeroporto è proprio qua dietro, Guardate, qui c'è il ponticino e questa è la torre che abbiamo fatto, dove abbiamo fatto la scala. Siamo scesi. Ma qui si va alle chiuse. Sì, andiamo a vedere le chiuse. Intanto passa un altro aereo perché l'aeroporto è proprio qui dietro. Qui lungo il percorso troviamo tutta una serie di cartelloni che ci spiegano un po' la storia, un po' lo stato di avanzamento nelle varie epoche, delle varie stratificazioni della città. E qui è il fiume che scorre all'interno di essa. Qui ci sarebbero anche delle more, ma sono ancora verdi. E nel momento in cui diventano buone a mangiare, quanto durano? Un minuto, allora, perché avevi fame. Ma io me le mangerei. Me le mangerei anche verdi. Vedete poi all'interno delle antiche mura tutti quei fori, c'è un percorso guidato che va fatto con la guida, c'è un biglietto da pagare e abbiamo letto che la sera tutte illuminate fanno un percorso notturno per l'esplorazione all'interno di queste antiche mura. La chiamano Lussemburgo Underground. Esatto. L'ho studiato. E ora facciamo questo ponticino che ci porta verso il Borgo l'ascensore. Vecchio e l'ascensore dopo. Ci sono tutte le case a graticcio, intanto passa il trenino. Trenino turistico. Perché nella città nuova il sightseeing lo potete fare col classico bus, quello scoperto, mentre nella parte vecchia c'è il trenino panoramico. Molto bello. Con i vagoni, tutto colorato. Ma noi dobbiamo camminare, abbiamo da smaltire. Esatto. E soprattutto quindi io, perché lui è secco, magna magna, e io invece no.
e poi camminando possiamo scoprire tutti gli angoli più nascosti. Questo è il corridoio che porta all'ascensore per risalire sulla parte alta. E come potete vedere c'è una bellissima mostra di quadri di pittura. E certo, qui l'arte la fa da padrona. Vai, abbiamo preso l'ascensore e siamo risaliti sopra e guardate dove ci ha portato. Ma che posto che è questo? È sorprendente questa città, eh? Bellissima. Mamma mia, che bello, che palazzi tenuti bene anche. Sì, guarda belli questi vasi qui, tutti colorati. E qui c'è un terrazzone panoramico che andiamo subito a vedere. Ecco, dall'alto. E qui siamo saliti belli alti, eh? Meno male l'ascensore. Eravamo là sotto e le nostre gambe ringraziano perché non si poteva fare sta pettata, no. Tra l'altro ascensore pulito, con sotto i bagni, tutto gratuito, bagni gratuiti, ascensore gratuito. Quindi se venite qua non vi spaventate di dire mamma mia, come faccio a risalire? C'è l'ascensore. Questa è la piazza del tribunale, anzi dei tribunali, perché ci sono varie sedi, un altro qui. Varie divisioni. Qui c'è il plastico, o meglio, come dice Marta, il bronzolo della città. Non è il plastico, è il bronzolo. Non è plastica, ve l'assicuro. E qui ragazzi c'è anche il cambio della guardia, andiamo subito a vederlo. Ma davvero? Questo è bello. Questo ragazzi è il palazzo residenza del Granduca. Qui vedete c'hanno anche il cambio della guardia. Trovate un'altra coppia di sposi che li troviamo sempre, ma d'altra parte oggi è sabato, magari è un giorno di matrimonio. Ma te hai fame? Tantissimo. Perché io sono andato a vedere qui tutti questi locali anche per capire un po' quanto costa mangiare a Lussemburgo. Sì, infatti ve lo volevamo dare. Io ho visto il menù alla carta, ma i prezzi vanno dai 15 ai 20 euro. Ora non ho capito se è un piatto, un menù, però insomma sono abbastanza in linea, dai, le cose. Abbiamo visto che è pieno di saldi in giro per le vetrine. Sì, vediamo ora qualche prezzo. Dai, vediamo così qualche vediamo prezzo dei negozi, così vi diamo anche qualche indicazione in merito. È tempo di saldi, quindi sì. Siamo nella via degli stilisti, quindi qui i prezzi non la fanno da padrona, ma insomma qui ci sono un po' di scarpe, vediamo quanto costa. Questi sandali 38 euro, scontati da 54. Vabbè, i prezzi sono allineati, dai. Sì, queste sono scarpe di pelle, queste sandali 29-30 euro, ci sono da tutti i prezzi. Beh, queste scarpe già costano 190 euro, scontate a 135. Questi come sono? Per dire, no? Chiuse... 110, ma perché questi sono firmati? Sì, sono tutti i negozi firmati. Comunque anche prima siamo entrati a prenderci una calamitina, di ricordo, che si è pagata 3,90 euro, abbastanza in linea con i prezzi. Sì, forse un pelino di più, perché magari costano tra i 2,50. Un pelino di più, certo. Però era proprio per darvi una dritta di come sono solo i prezzi in questo momento, perché siamo a luglio, poi come sapete il mondo è molto variabile. E quindi magari agosto sta. Sì. Noi ora si va da Charlie perché abbiamo fame e così poi chiudiamo anche questo video e vi salutiamo. Eccoci tornati da Charlino. Eccoci qua ragazzi, siamo a tavola finalmente. Guardate che tavola imbandita. Ci siamo fatti un
po' di pane e pomodoro, insalata fresca, le banane, mozzarella, un salumi, succo di frutta all'ananas. Quindi che ci vuole? Ci siamo meritati che ci un ammazza? Riposo, perché oggi comunque abbiamo camminato tanto, i piedi ci fumano. È comunque caldo, anche se il clima qua, diciamo, più continentale, nordico. È tipo un clima primaverile. Sì, è un clima, però è calduccio. Camminare con gli zaini, insomma, piacevole e molto bello. Molto bello. Quindi ora ci facciamo questo bellissimo picnic nel parco. Sì, siamo andati da Charlie, che praticamente è parcheggiato qui a 100 metri, e ci siamo preparati il pranzetto. E poi il pomeriggio ce lo passiamo qui a dormire. Ci riposiamo un attimo. Ci riposiamo, sì. Perché abbiamo fatto tanti chilometri nei giorni passati e da ora si inizia a rallentare, esatto. A esplorare nuove zone, nuovi territori. Con molta calma andremo verso nord. Voi continuate a seguirci. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lo chiediamo ovviamente per chi non è già iscritto, per i nuovi arrivati. E andate a vedere magari i video vecchi per capire chi siamo e come abbiamo iniziato la nostra avventura. Abbiamo, lo ricordiamo appunto per i nuovi iscritti, che abbiamo anche una pagina Facebook e un canale Instagram, e abbiamo anche TikTok da poco. TikTok, esatto. E su questi canali, insomma, su queste social, piattaforme social, postiamo i nostri contenuti in tempo reale o quasi reale, mentre su YouTube abbiamo un po' di differita. Vi salutiamo. A presto ragazzi, un bacio e buona cena, buon pranzo anche a voi. E ci vediamo con il prossimo video. E vi vogliamo tanto bene. Ciao ciao ciao. Ciao. Ciao.